Ti avevano mai detto che esiste una metodologia di corsa superiore a tutte le altre? Un tipo di allenamento che, se praticato con costanza, ti porterà a migliorare performance, salute, forma fisica, a eliminare lo stress, ricaricare le energie e molto molto altro ancora. No, non sto scherzando, con la metodologia di cui ti parlerò tutto questo è possibile, ma assicurati di guardare il video fino alla fine perché ogni dettaglio è fondamentale. Quella che ti sto per presentare è la metodologia che nel mio sistema di corsa chiamo corsa rigenerante, un nome quindi molto specifico, perché il suo potere è esattamente quello di rigenerarti. Ma per attivare questo potere chiaramente bisogna eseguirla nel modo corretto. Capiamo allora come andrebbe eseguita una corsa rigenerante secondo il metodo correre naturale e perché considero questa forma di allenamento la base su cui si sviluppano poi salute, benessere e performance, oltre che tutte le altre metodologie che insegno. Una corsa rigenerante da manuale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche. Prima di tutto è una corsa a bassa intensità. Questo, per essere chiari, non vuol dire necessariamente andare piano, ma vuol dire che, ad esempio, per me, per il mio livello di allenamento, lo sforzo percepito è poco impegnativo. E poi è una corsa basata sulle sensazioni e o sullo sforzo respiratorio e non sulla velocità, non sul passo al chilometro. Questo vuol dire, stando anche a quanto detto prima, per fare un esempio pratico, qualcuno avrà una corsa rigenerante ai 9 minuti al chilometro, qualcuno ce l'avrà ai 6 minuti al chilometro. Questo è importante che sia molto chiaro. E ti dirò di più, la stessa identica persona potrebbe un giorno svolgere la corsa rigenerante di 1 o anche 2 minuti al chilometro più lentamente rispetto al suo solito, perché quel giorno va così, perché noi siamo diversi tutti i giorni sulla base di quello che facciamo, di quello che ci accade, di ciò che abbiamo fatto il giorno prima, i giorni prima. Quindi mi raccomando, non si guarda il passo al chilometro, ma si ascoltano solo le sensazioni. E quali devono essere queste sensazioni? Beh, durante la corsa devo sentirmi rilassato, devo andare ad un'intensità comoda e non impegnativa, devo sentire che sono in controllo e che sto gestendo ogni minuto di corsa, devo riuscire a godermi ogni passo. Terzo punto è la respirazione fondamentale. Durante la corsa rigenerante è caldamente consigliato respirare esclusivamente con il naso. Questo perché innanzitutto il naso funge da limitatore di intensità, di velocità, soprattutto per i principianti, e quindi ci impedisce di strafare e rischiare di non riuscire ad ascoltarci come dovremmo, di non riuscire a gestire bene l'intensità richiesta da questa pratica. Poi la respirazione nasale a intensità così basse come quella della corsa rigenerante non solo è molto fattibile, ma anche consigliabile sia per questioni di salute che di performance. È poi importantissimo che la respirazione sia quanto più possibile silenziosa. Il tuo naso dovrebbe fare poco più rumore di quando cammini. È una condizione che io chiamo naso bianco, dove la respirazione è leggera, facile, e appunto il naso non fa troppo rumore per tutta la durata della corsa. Se sembri un motorino o vai in affanno o vai in fame d'aria, fermati e riparti più piano, molto più piano. Quarto punto, terminata la corsa, devo sentirmi rigenerato. Come dico io, devo avere la sensazione di aver fatto una vera e propria doccia interna. Se ciò non avviene, ho sbagliato qualcosa. Se però segui queste indicazioni, la corsa rigenerante funziona sempre. Molti miei allievi che non avevano mai utilizzato questo tipo di pratica prima di entrare nel running school e praticare il metodo correre naturale mi hanno confermato che correre così gli ha finalmente aperto una nuova e più piacevole dimensione della corsa. E se vuoi unirti a loro e ottenere anche tu i benefici non solo della corsa rigenerante ma dell'intero metodo correre naturale, ricordati che puoi contattarci semplicemente cliccando sul link che trovi in descrizione. E adesso andiamo avanti vedendo ciò che può invece sabotare la corsa rigenerante e impedirti di accedere a tutti i suoi benefici. Al primo punto c'è una tecnica di corsa sbagliata. Eh già, se non sai correre, chiaramente non otterrai i benefici della corsa, neanche da quella rigenerante. Infatti, anche a bassa intensità, possedere la corretta tecnica di corsa è davvero fondamentale e direi obbligatorio se vuoi continuare a farlo. Postura,
Ritmo, relax, appoggio del piede, i quattro pilastri della tecnica devono essere tutti applicati nel modo corretto. Perché è chiaro che se esci a fare una corsa rigenerante ma non sei rilassato, la tua postura è sbagliata, appoggi il piede troppo oltre il tuo baricentro, allora come fai a rigenerarti? Come fa il tuo corpo ad attivare i meccanismi che lo fanno stare meglio? Se è impegnato a compensare i danni che stai facendo con una tecnica di corsa errata. Non può, e di conseguenza niente doccia interna per te, a meno che non impari appunto a correre con la giusta tecnica. Al secondo punto ci mettiamo l'ego. Non è raro che una persona che si approccia la prima volta alla corsa rigenerante, specie se non ha mai provato la respirazione nasale, debba rallentare rispetto ai suoi soliti ritmi. Ora, io non capisco che male ci sia nel rallentare, nel correre piano. Certo che non è il caso di farlo se rappresenti la nazionale finale dei 1500 alle Olimpiadi, quel giorno lì. Però se ti stai facendo la tua corsetta dopo il lavoro e vuoi utilizzare la corsa per migliorarti la vita e non per andare alle Olimpiadi, che problema c'è a rallentare, a correre piano? Ecco, se sai la risposta, scrivimela nei commenti, perché io non la so. Comunque, il punto è che per molti pare sia un problema, e non da poco. E allora, quello che rispondo io è: lascia l'ego a casa. Non guardare l'orologio, non pensare alla velocità, fregatene di chi ti supera, che a lui, di te, ti assicuro, non gliene frega nulla. Anzi, togli proprio il passo al chilometro dalla schermata dell'orologio quando fai una corsa rigenerante. Farsi governare dall'ego, ricorda, che è segno di debolezza. Se correre piano ti crea frustrazione, il problema non è la corsa lenta, sei tu. Fregatene della velocità e scoprirai una nuova e più profonda dimensione della corsa che, sono certo, credimi, ti piacerà. E allora, detto tutto questo, perché all'inizio del video ho definito la corsa rigenerante una metodologia di allenamento superiore ad ogni altra? Beh, semplicemente perché è la base su cui costruiamo ogni altro allenamento. È la metodologia che dovremmo praticare più spesso e soprattutto è quello che in assoluto ci porta più benefici per la salute. Praticare regolarmente la corsa rigenerante ti permette infatti di godere di tantissimi benefici. Rilassare la muscolatura dopo un allenamento intenso o una gara, favorire il dimagrimento, favorire la circolazione del sangue e della linfa, l'ossigenazione dei tessuti, allenare la capacità aerobica, ridurre lo stress accumulato durante la giornata o nella vita quotidiana, rilassare e donare sensazioni di benessere al corpo e alla mente, allenare la corsa a sensazione. E credimi, potrei continuare ancora. Quindi comincia da subito a inserire la corsa rigenerante nel tuo programma e vedrai che presto diventerà uno dei tuoi allenamenti preferiti.